La famiglia Meder aveva appena terminato le vacanze a Lido di Pomposa e stava tornando ad Haseldorf, in Vestfalia, dove vivevano Eckhard Meder, 14 anni, Kai Meder, 8 anni, con la mamma Margret Rors, 39 anni, il papà Horst e altri due fratelli più grandi, di cui uno solo, Holger, era in vacanza con loro. Il 2 agosto erano in stazione perché, arrivati da Ferrara, aspettavano il treno per tornare a casa. Alle 10:25 Eckhard e i due fratelli erano in sala d'aspetto con la mamma, mentre il padre e Holger, avendo l'intenzione di occupare le 2 ore di attesa per vedere Bologna, stavano per uscire dalla stazione. Lo scoppio uccise Eckhard, il fratello Kai e la mamma Margret. Rimasero feriti Holger, di 16 anni, e più lievemente il padre. La strage di Bologna, come abbiamo visto nella prima puntata, presenta dei risvolti politici, giudiziari e interpretativi molto complessi e la cui ricaduta condiziona anche oggi valutazioni e, purtroppo, rivisitazioni storiche. Ma innanzitutto la strage di Bologna è una strage molto cruenta e una strage significa molti morti e molti feriti, significa immenso dolore. Significa cambiare per sempre i destini di centinaia di persone, i progetti di vita, i sogni, le prospettive. In una parola, il futuro. E chi ha visto con i propri occhi lo scempio di quei minuti successivi, lo strazio di chi cercava mani nude sotto le macerie ancora fumanti i propri cari, lo sbigottimento di chi non si capacitava di quanto fosse successo e di quanto forse poteva ancora succedere da lì a poco, ecco, chi ha visto tutto questo? E ancora ha imprigionato quelle immagini nei propri occhi. Quell'odore acre e pungente di polvere da sparo nelle narici e le urla di strazio mescolate al sibilo continuo delle sirene negli orecchi. Non potrà mai dimenticare e non permetterà mai che gli sciacalli di allora e quelli che ancora oggi strumentalizzano ideologicamente ciò che è stato possano avere la meglio su un'incontestabile richiesta di giustizia da ottenere attraverso la verità. E per non dimenticare, anche i simboli possono assumere un significato importante, non solamente didascalico, ma sostanziale, perché attraverso i simboli si cerca di mantenere viva la luce su una vicenda per la quale molti in realtà preferirebbero che calasse il sipario. Uno di questi simboli è proprio l'autobus di linea 37, che in quel tragico 2 agosto ha trasportato i tanti, troppi cadaveri che venivano estratti dalle macerie presso gli obitori della città di Bologna per lasciare ovviamente ai feriti la speranza. A guidare quell'autobus c'era un giovane uomo che ha accompagnato troppe persone nel loro ultimo viaggio. Questo uomo si chiama Agide Melloni ed è oggi qui con noi e noi siamo davvero orgogliosi e felici di poterlo ospitare. Ecco, allora buonasera Agide Melloni, grazie davvero per aver accettato il mio invito e per fare parte insomma di questo progetto, di questa scommessa che assieme agli amici dell'associazione tra i familiari delle vittime del 2 agosto stiamo portando avanti. E per me ovviamente è un momento molto emozionante, credo che lo sia per tutti coloro che ci vedranno, che ci ascolteranno oggi, perché la strage di Bologna del 2 agosto 1980 l'hai vissuta davvero molto, molto da vicino e in qualche modo, così come l'orologio che segna ancora le 10:25 del mattino, anche tu e l'autobus di linea 37 siete diventati un po' simboli di questo attentato tragico ed efferato. Perché i simboli sono importanti, perché ci spiegano un pochino anche quello che è accaduto dopo, non solo che è accaduto in quel momento. Il fatto che un autobus in qualche modo sia diventato simbolo di quel momento sta a significare che probabilmente, oltre che a portare passeggeri, come vedremo tra poco, in quel brutto momento anche delle salme, delle persone che avevano perso la vita, ha portato anche dentro di sé una serie di valori, una serie di storie e di racconti che ci dicono anche quella che è stata la reazione di una città prima ancora che la reazione di una nazione intera.
Agide, tu eri l'autista dell'autobus 37, come abbiamo detto. In quel momento, alle 10:25 di quel sabato mattina di agosto, non eri in servizio proprio in quel preciso momento, perché credo, poi me lo direi tu, eri in pausa, da quello che ho capito. Sei accorso ovviamente immediatamente e quell'autobus alla fine avete deciso di utilizzarlo per trasportare le salme in modo che le ambulanze in quel momento fossero al servizio dei feriti. Allora, io ti chiedo in pochi minuti per quanto sarà difficile farlo, di raccontarmi quei momenti e di raccontarlo ai ragazzi e a tutti coloro che ci stanno sentendo in questo momento. Sì, buonasera e grazie per essere qui con voi. È vero, il 2 agosto per me era una giornata di lavoro, ma nel momento in cui ci fu l'esplosione, stavo usufruendo di un intervallo di lavoro. Avrei dovuto riprendere il mio lavoro di autista su una linea che tra l'altro faceva capo proprio sul piazzale della stazione, antistante l'ingresso della stazione. Però nel momento dell'esplosione ero, diciamo, in Piazza dell'Unità, dove c'era e dove c'è ancora la sede della vecchia azienda ATC e dell'attuale Tiper. Mi accingevo a ritornare in stazione, quindi io il boato dell'esplosione l'ho udito da quel punto lì. Un rumore particolare, molto forte, che ha attirato l'attenzione di tutta la gente che c'era. Per qualche istante c'è stato un ascolto un po' incuriosito, perché è un rumore particolare, ma nessuno di noi poi ha pensato in quel momento che potessimo aver udito l'esplosione di una bomba, il rumore dell'esplosione di una bomba. Quindi io ho continuato a camminare perché verso le 11, minuto più, minuto meno, lì attorno alle 11 avrei dovuto ricominciare il mio secondo turno di lavoro. Quindi io tranquillamente mi avvicinavo alla stazione. Quando sono arrivato sul ponte di Galliera, lì ho cominciato a capire che qualcosa di preoccupante, di serio, di molto grave stava accadendo, perché da quel punto lì ho potuto vedere che un'intera ala della stazione non c'era più, non esisteva più se non un ammasso di macerie, di travi, di lamiere, era un putiferio, erano oggetti scagliati, e da lì si vedeva molto bene, scagliati anche a molta distanza sui binari, ben oltre il primo binario. Da lì si poteva vedere, potevo vedere quello che naturalmente è sempre un disordine, no? Dovuto alla paura, alle conseguenze del danno, della distruzione. Quindi c'era gente che scappava un po' in tutte le direzioni. Poi inconsciamente molti di questi qui, che erano passeggeri che erano ai binari di partenza o di arrivo, tra l'altro si trasformarono anche, divennero i primi soccorritori, no? Perché avvicinandosi a quelle macerie, furono molti di loro stessi che cominciarono a prestare le prime opere di aiuto e di soccorso. Io ho accelerato il passo a quel punto lì, vedendo una scena di questo genere. Mi sono avvicinato alla stazione, però quando sono arrivato davanti, probabilmente è scattato in me qualcosa di diverso, perché ho pensato che, essendo un donatore di sangue, forse il primo gesto utile potevo proprio darlo, chiedendo se una donazione era un primo momento di contributo, di aiuto, no? L'associazione era lì vicinissima, mi dissero che c'era la possibilità di affrontare anche un'emergenza, quindi io rientrai in stazione. Davanti al piazzale, quando mi sono trovato di fronte al piazzale, indubbiamente lì ho realizzato ancora meglio quello che stava accadendo, perché intanto c'era una moltitudine di persone, uomini, donne,
giovani, meno giovani, che arrivavano da tutte le parti, no? E con i loro mezzi, i motorini, in bicicletta, con le macchine, fermavano le auto e si trasformavano in quelli, anche loro, in quelli che erano i soccorritori, non professionisti, ma dati così, si erano dati a questa mansione per loro sconosciuta fino a quel momento, pur di fare qualche cosa. Contemporaneamente, ovviamente, i mezzi di soccorso, le ambulanze, i vigili del fuoco, i medici, gli infermieri, gli agenti delle forze dell'ordine e poi anche i primi responsabili dei servizi del comune, no? Avevano già cominciato ad arrivare, cominciavano ad arrivare, i soccorsi furono velocissimi, le ambulanze arrivarono nel giro di pochissimi minuti e tutto questo si mescolò, questo pubblico e privato, lasciami usare questa parola, no? Si mescolò diventando un tutt'uno, cioè gente impreparata che faceva tutto quello che era nelle loro possibilità insieme a gente che professionalmente sapeva già, era già formata per quello che doveva fare, no? E quindi di fronte ad una scena del genere c'era questo tipo di intervento della gente. Che si prendeva cura delle tantissime persone che invece da quel luogo scappavano, fuggivano, perché erano persone che avevano vissuto in diretta l'esplosione della bomba, erano anche ferite, persone ferite, ferite gravemente, ferite anche lievemente, ma impaurite, intimorite dal fatto che potesse esserci anche una seconda esplosione, genera anche questo, no? Il terrore, la paura. Su quel piazzale c'erano la stazione è un punto molto importante per il trasporto pubblico. Su quel piazzale c'erano alcune linee di autobus ferme momentaneamente in sosta. Loro malgrado, questi autobus con i relativi autisti si trasformarono in luoghi di riparo da una parte, perché molta gente fuggendo dal luogo dell'esplosione trovò anche rifugio dentro questi autobus, no? Ma erano persone che erano ferite, di cui anche un certo numero in modo serio, in modo grave. Gli autisti non attesero nemmeno nessun tipo di ordine da qualche loro superiore. Trovandosi con gli autobus pieni di queste persone, partirono e li trasportarono agli ospedali della città. Oggi possiamo dire che quell'intervento così anomalo ha salvato delle vite e poi quegli autobus sono rientrati in stazione. Nel frattempo che tutto questo stava accadendo, davanti a me si verificavano delle scene inusuali, inaudite, cioè non sei preparato a vedere quello che sta accadendo in una città che è sotto attacco, no? Per cui c'erano persone che uscivano dai bar con fazzoletti, tovaglie, bottiglie di acqua, si prendevano cura delle persone ferite, le portavano oltre Viale Pietramellara, dall'altra parte, sotto il portico, sui giardini, li facevano stendere in terra, li aiutavano, li rincuoravano perché c'erano delle persone sconvolte, c'erano uomini, donne che magari fino a qualche minuto prima erano insieme a qualche loro familiare che non trovavano più, urlavano nomi che noi non sapevamo chi erano, indubbiamente e sicuramente erano persone che loro stavano cercando. E di fronte a questa scena incredibile, no? Da una parte di paura, di disperazione, dall'altra parte di aiuto, proprio di grande solidarietà, di grande umanità, no? Che veniva prestato in mille modi, la gente lasciava le biciclette, accorreva, si buttava su quelle macerie, gente che fermava le auto, caricava i feriti, fregandosene altamente del fatto che erano feriti che sanguinavano, quindi detto a 40 anni di distanza, noi oggi sappiamo che per i nostri oggetti siamo anche molto gelosi, ma quel giorno saltarono tutte le cose che magari potrebbero avere un senso in altri momenti. Io mi avvicinai
perché hai pochi momenti, pochi istanti nei quali tu puoi concentrare il pensiero se fai qualcosa o se non fai nulla, se te la senti o non te la senti. Sono entrato sul piazzale e praticamente mentre io facevo questo, quegli autobus di cui parlavo prima rientravano dagli ospedali. E uno di questi arrivò sul piazzale, dentro il piazzale, proprio molto vicino all'atrio d'ingresso della stazione. In quel momento, dalle macerie, in modo sempre più numeroso, venivano già estratti molti feriti e anche molti corpi delle vittime. E le ambulanze c'erano sicuramente, era un via vai continuo, ininterrotto, ma in una situazione del genere può anche capitare che anche per una questione proprio di pochi istanti, di secondi, possa esserci un'ambulanza che è appena partita, è un'ambulanza che sta arrivando ma non c'è ancora, e nel frattempo ci sono dei corpi, delle persone da aiutare, da assistere. Per cui alle mie spalle, davanti all'ingresso della stazione, venivano allineati in terra i corpi delle vittime che venivano estratti in attesa di essere portati via. Guardandoci in faccia, senza nemmeno parlarne, senza nemmeno dirci nulla, con un vigile del fuoco e un meccanico della mia azienda che era lì in servizio, è venuta forte, diciamo, la consapevolezza che c'era una sola cosa da fare: fare tutto il possibile per salvare delle vite. E le vite erano i feriti, perché solamente i feriti erano ancora in vita. Le persone che erano adagiate in terra e coperte con delle lenzuola erano persone che avevano tutto il diritto a conservare e ad avere il rispetto nostro e a conservare la loro dignità, e noi dovevamo preoccuparci, ma dovevamo salvare delle vite. Quindi l'ambulanza ai feriti e trovare qualcosa di alternativo per quei corpi. Davanti a noi c'era quell'autobus, è scattata così l'idea di utilizzarlo, pensando a questo. Abbiamo tagliato i mancorrenti della porta che impedivano di poter salire, erano i pali a metà della porta che poi impedivano di salire all'interno con delle barelle, e abbiamo cominciato a caricare all'interno dell'autobus quei corpi, sempre con un criterio comunque. Perché anche se erano vittime e non avevano più vita, erano persone che avevano il diritto di essere rispettati fino all'ultimo momento. Per cui un corpo adagiato di fianco all'altro, un corpo adagiato davanti all'altro, ma mai uno sopra l'altro. E nel momento in cui, una volta caricati, non ce ne stavano più, l'autista di quell'autobus non è impossibile che accada questo, ma non se la sentiva più di star lì, si era allontanato. Io ero un autista, sono salito al posto guida e ho cominciato a fare quello che avrei fatto per molte ore in quel giorno, fino alla notte, fino alle 3:30 della domenica mattina, il giorno dopo. Quindi, trasportavo i corpi agli obitori fino a tarda serata di sabato in via Irnerio. E quando lì non potevano più esserne ospitati, me li facevano portare alla camera mortuaria dell'ospedale Malpighi. Su con me, sull'autobus, c'erano sempre alcuni rappresentanti dell'ordine, polizia o carabinieri, c'era sempre qualche medico, un infermiere. Non ero mai da solo e credo che questo sia stato per me un grande aiuto. Era un aiutarsi reciproco. Noi facevamo questo, e nel momento in cui noi facevamo questo, su quelle macerie c'era tanta gente che scavava, salvava, assisteva e purtroppo prendeva fuori da quelle macerie anche dei corpi che non avevano più vita. Questo è un po' quello che è accaduto in tutta la giornata, ma è giusto che noi focalizziamo l'attenzione non su quello che può avere fatto uno o l'altro, perché individualmente, diciamo, ha poca importanza almeno secondo il mio parere, dire quello che può aver fatto una persona individualmente. Quello che ha importanza è quello che abbiamo fatto insieme, in tanti, per molto tempo,
vicini uno all'altro con persone preparate, noi che eravamo impreparati con persone preparate. E tutto questo per ore senza che mai in nessun momento della giornata vigili del fuoco, medici, infermieri si rivolgessero a noi, magari dopo anche un certo periodo di tempo, dicendoci: beh, adesso siamo anche in condizione di continuare da soli, grazie. No, invece non è mai accaduto questo. Sembra che ci sia stato come un messaggio silenzioso. La città aveva bisogno di tutti in quel momento lì e tutta la città voleva essere lì in quel momento. Quindi questo è un po' quello che è accaduto in quelle ore. Agide, tanto ti ringrazio per questa prima parte di testimonianza perché è decisamente molto, molto toccante, però è anche molto chiaro quello che stai dicendo. Prima tu hai parlato di una città sotto attacco, no? La sensazione poteva sembrare un pochino quella. Lo scopo di attentati di questo tipo, lo sappiamo molto bene, è proprio quello di annichilire una città, di annichilire una popolazione. Di fare in modo che la paura sostanzialmente prevalga sullo spirito di reazione. Forse il grande fallimento di un'operazione, di un progetto che è di tipo puramente ideologico e criminoso, è stato proprio questo aspetto qua. Cioè il fatto che quasi in maniera imprevedibile, la città abbia avuto una reazione, come dicevi tu, unita. Di coraggio, ma anche di rabbia e di indignazione, perché già i giornali, allora non c'erano i social network come adesso, che magari consentono anche di accelerare molto le mobilitazioni, no? Nascono queste reti su Facebook, su altri canali, per cui è molto rapido anche il tentativo di chiamare a raccolta le persone. Allora è stato veramente un approccio puramente umano, no? Di voce in voce, di telefonata in telefonata, ma è stato anche a volte non parlarsi e riuscire ad agire in maniera compatta senza doversi dire nulla, che è quello che un pochino hai descritto tu. Cioè, in quel momento i giornali appunto parlavano di una caldaia che poteva essere saltata, sappiamo bene che forse questo è stato un po' il prodromo di un primo depistaggio, perché molti che avevano fatto la guerra l'odore di polvere da sparo la sentivano, la percepivano e la conoscevano purtroppo molto bene. Quindi, quando ti dici città sotto attacco, perché chi era lì si sentiva sotto attacco da un punto di vista anche militare, cioè l'idea un pochino era quella. Poi, magari in quei momenti non hai tempo di mettere in fila i pensieri e i ragionamenti, però la percezione c'è. La città ha reagito, la città in quel momento è stata solidale. Però non ha mai smesso di esserlo, anche negli anni successivi, anche nei momenti delle commemorazioni. Cioè, che sensazione hai avuto tu, ma anche nei mesi dopo, rispetto a quella che poteva essere rimanere un'attenzione da parte di Bologna su questo aspetto, e che nessuno avrebbe mai potuto deturpare la memoria di quello che era accaduto, come purtroppo troppo spesso accade. Hai fiducia, hai avuto fiducia e ce l'hai ancora nella città? Ma io credo che Bologna, diciamo, è famosa quando ne parliamo in modo tranquillo e scherzoso, no? Bologna la chiamiamo la Bologna Bologna la grassa, Bologna la dotta. Bologna è anche una città chiacchierona. Bologna ha tante cose che meravigliano, no? Meravigliano anche chi la conosce, chi ci abita, perché diventa quasi un vanto abitare in una città che è fatta così, una sua caratteristica, cioè io a una certa età, io mi ricordo con grande piacere i capannelli di persone nel sottopassaggio di Bologna, nella piazza, che per ore e ore e ore, è una città chiacchierone, è una città che parla, è una città che non la dà vinta, no? Nel senso che vuol piantare il naso nelle cose che accadono. È un po' una componente che l'ha caratterizzata per tanti anni. Certo, Bologna di oggi è diversa, è cambiata la Bologna, cambia il mondo. Vuoi che non sia cambiata Bologna? Certo che è cambiata Bologna, però Bologna ha nel suo DNA qualcosa di particolare, io credo. Deriva dalla sua
storia, dalla storia della sua gente, deriva dal fatto che è una città che non si è arresa, ma anche già nel 1800, nelle battaglie per l'indipendenza, insomma, è una città che vuole avere la sua libertà di decidere cosa fare e come fare. Per cui quando accade qualcosa che minaccia tutto questo, che ti rende insicuro, che ti lancia il messaggio e te lo fa capire che, attenzione, ti toglierò un po' di libertà, ti toglierò della libertà. È una città che reagisce. Quel giorno ha reagito così, quella città ha reagito facendo invece capire che non è facile togliere questi spazi di libertà a una città e alla gente come, e alla gente di Bologna, no? Io dico che tutto questo, tutto quello che accade quel giorno, non solo non era facile prevederlo, ma non era neanche scontato che accadesse, perché la Bologna del 1980 non era molto lontana da quello che era accaduto solamente 3 anni prima. Era una città nel 1977 che era stata sconvolta, non stiamo a ritornarci sopra, insomma, però sappiamo cosa accadde nel 77, insomma, era una città che era divisa, portava dentro di sé ancora una frattura abbastanza profonda, per cui però anche nonostante questo è una città che ha saputo, è stata la gente di una città che ha saputo tirar fuori da dentro di sé il meglio, perché guarda che è molto importante quello che io ho notato quel giorno. Quel giorno su quelle macerie, intorno a quelle macerie, eravamo tante persone, ma tante persone diverse, molto diverse per idee, per comportamenti, per carattere, per le nostre, come devo dire, il nostro passato che ognuno di noi aveva. Quindi bastava un nulla, sarebbe bastato un nulla anche su quelle macerie per poter creare qualche momento, se non altro, di confusione, che avrebbe potuto poi anche degenerare in problemi che si sarebbero riversati immediatamente sulla qualità di quello che stavamo facendo lì su quelle macerie. Non è accaduto niente di tutto questo e credo che questo sia un qualche cosa che è proprio nella ricchezza culturale, storica, mentale, di comportamento che la gente di Bologna ha dentro. Cioè, io non so se sono riuscito a rendere l'idea di Sei quello riuscito che. molto bene, io sono d'accordo, è evidente che Bologna lo è adesso, ma lo era tanto più allora una città simbolo anche rispetto a un certo antagonismo politico, rispetto a quello che era capitato appunto 3 anni prima, insomma, e però penso che non sia solo stato un attentato contro Bologna, ma in generale un attentato contro l'ordinamento democratico in generale, cioè di tutti gli Certo. italiani, ma direi in generale di tutta l'umanità, cioè l'idea di cercare di veicolare un messaggio molto chiaro: l'ordinamento democratico è un ordinamento imperfetto, un ordinamento che non tutela, che non protegge, c'è bisogno di altro. E poi un altro passaggio di quello che tu hai detto mi ha colpito molto: eravamo in tanti ed eravamo diversi. D'altronde potrei capovolgere anche il ragionamento e dire che chi in qualche modo progetta un attentato di questo tipo, una strage per l'appunto, la progetta ben sapendo che chi sarà colpito non saranno nemici politici specifici, non saranno delle persone che non la pensano come te, perché è molto più facile ammettere a se stessi e alla storia questa cosa qui, ma probabilmente chi uccidi in quel momento è anche una persona che la pensa come te, paradossalmente. Oppure ci sono dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, delle persone che non hanno un'idea politica, chiara, una percezione del mondo. Cioè, tu stai andando a colpire non delle persone, stai andando a colpire un ordinamento democratico. Stai cercando di arrivare a un altro obiettivo. Ammettere questo, cioè ammettere anche di avere, per esempio, tolto la vita, privato del diritto alla vita a sette ragazzi, sette bambini, beh, è una cosa decisamente molto più complicata. Io ti chiedo questa cosa, poi ci stiamo avvicinando piano piano alla fine
di questa nostra chiacchierata, però ho due domande a cui ti chiedo di rispondere, anche se sarà difficile velocemente, ma per me sono molto importanti. Come si vivono 41 anni con quelle immagini di terrore impresse negli occhi? Mi spiego, immagino che da quel momento in poi tutto sia cambiato. È come quasi togliersi degli occhiali e mettersene un altro paio, da cui vedere la realtà, il mondo, il futuro, ma dei propri figli, dei propri cari, dei giovani, di tutto e di tutti in maniera diversa. Come si vive 41 anni con quelle immagini negli occhi, Agide? Ma guarda, sicuramente, certo, sono immagini forti quelli che rimangono. Io parlo per quanto riguarda me, sono trascorsi 41 anni e per me non, è come che sia trascorso un secondo, perché davanti ai miei occhi sono sempre presenti quelle immagini. Ogni momento di quello che io ho visto e di quello che ho sentito e di quello che mi è accaduto è forte e presente in me, no? Quindi, non è sicuramente agevole, no? No, non voglio neanche staccarmene, lo dico subito, perché secondo il mio modo di ragionare, staccarsi da quelle immagini è dimenticare, e io non voglio dimenticare, voglio che rimanga tutto presente ed attuale anche nei suoi aspetti più brutti, perché mi costringono a mantenere alto il mio livello di reazione su questa cosa qui. Però io voglio dire anche questo: se non le rimuovi queste immagini, se rimangono dentro di te, diventano anche lo stimolo a, perché noi la battaglia per ottenere verità e giustizia non l'abbiamo mica, non siamo arrivati alla fine di questo, siamo ancora molto lontani. Quindi non rimuovere, anche se sono drammatiche, le immagini di quel giorno, vuol dire mantenere forte in te la capacità di reagire, di essere sempre, diciamo, pronto a capire che non è un percorso finito quello che è stato iniziato. La giustizia, deve fare il suo corso, la verità deve arrivare, le persone che sono state uccise e ferite devono essere, diciamo, devono insieme a tutta la città, insieme a questo paese, no, che esige di conoscere perché è accaduto quello che è accaduto 40 anni fa, no, devono trovare una risposta a queste situazioni, e possono trovare una risposta a queste cose se ognuno di noi mantiene forte dentro di sé l'idea che bisogna che non diamo per scontato che beh, ormai porteremo a casa poche cose. No, non è scritto da nessuna parte. Io credo che dobbiamo portare a casa tutto quello che abbiamo diritto di portare a casa. Quindi per questo continuiamo a rimanere presenti, ecco, con le immagini che ci aiutano a ricordare. E io ti ringrazio, ho l'ultima domanda come avevo preannunciato prima, che si collega in maniera molto, molto diretta alla precedente. Tecnicamente si chiamano depistaggi, okay? Io li chiamo attentati alla memoria, è come se un attentato fosse perpetrato con altri mezzi continuativamente, perché la strada è stato quel momento lì. Però non è mai finita e non sarà mai finita finché non si mettono davvero a tacere questi sistemi, diciamo, di distrazione di massa che vengono applicati quotidianamente, mi viene da dire, in maniera specifica quando ci avviciniamo ogni anno al momento della commemorazione della strage. Quanto fa male per una persona che ha visto quello che è successo realmente, ha visto quel dolore, ha visto quell'ingiustizia con i propri occhi, continuare a vedere che esiste ancora una speculazione di tipo ideologico-politico su quelle vittime, su quei morti? Dove riusciamo e dove possiamo arrivare se continuiamo davvero in questa maniera? Possiamo davvero appellarci solamente alla giustizia? Io me lo auguro, ci sono dei processi in corso e mi auguro chiaramente che facciano il loro corso. Ma questa cosa ogni tanto non ti fa venire un po' di sfiducia nell'umanità? O vuoi darci un segnale di speranza?
Sai, è una domanda abbastanza complessa, perché il mio modo di essere, il mio modo di pensare, i miei valori, la mia formazione, no? Mi porta a confrontarmi con quello che è il mondo di oggi. E mica sempre è facile rimanerci in sintonia, no? Con quello che. Però la realtà è questa, io devo basarmi su questa realtà. Allora, sono situazioni che non. Almeno io non me le vivo certamente in modo semplice, ci sto anche male, no? Quando ho a che fare con queste situazioni che tu hai descritto. Però ci sono a mio modo solamente due possibilità per far fronte a tutto questo. Uno è disinteressarsi completamente di quello che accade intorno a noi e quindi parliamo della strage del 2 agosto, diciamo, ma sì, è una cosa vecchia, cosa vuoi mai, sono successe tante delle cose, anche questo ormai è destinato a far parte dei libri di storia, chiuso lì. C'è una è questa pista, no? Questa strada. L'altra invece, e io sono convintissimo che sia questa quella che dobbiamo percorrere, è di continuare a credere nel diritto, che però è anche un dovere, di meritare ed esigere che questo paese debba avere una democrazia che affronti i suoi mali, no? E sono i mali di cui stiamo parlando anche in questo caso qui, per cambiare quello che diventa ogni giorno sempre più insopportabile, cioè la mancanza di giustizia e la mancanza di verità oggi ci impongono di avere un tipo di atteggiamento, soprattutto con i giovani, nei confronti dei giovani, che non lascia spazio all'indifferenza. E quindi, se noi riusciamo, se ognuno di noi fa qualche cosa, poco o molto, ma fa qualcosa per far sì che rimanga sempre molto forte il messaggio che la gente di questo paese, mica solo della nostra città, lancia a chi dirige le istituzioni di un paese, no? Che ha a che fare con delle persone che non sono irrimediabilmente ormai assuefatte a tutto quello che succede, cioè non siamo abituati ai depistaggi, non mi voglio abituare ai depistaggi, non mi voglio abituare all'ingiustizia, non mi voglio abituare ai silenzi. Non mi voglio abituare al sapere che esistono dei documenti e che c'è qualcuno che non me li fa leggere. Queste cose io non le sento mie, perché non fanno parte del mio modo di pensare di essere cittadino che vive in una democrazia. E quindi in me è molto forte la reazione per far sì che tutto questo cambi. E allora io ho una certa età, lo so che ho il percorso che non può più essere lungo più di tanto, però dietro di me ci sono dei ragazzi, ci sono dei giovani. Io devo aiutare loro a fare in modo che anche loro capiscano questo e diventino i protagonisti di quello che noi magari stiamo provando in qualche modo a trasmettere. Perché le cose non finiscono con le generazioni, cioè. Io non ho fatto la seconda guerra mondiale per mia fortuna, però quello che è accaduto 70 anni fa, 80 anni fa, non è di mio disinteresse, perché quello che è accaduto allora ha dei riflessi sulla mia vita di oggi. E quindi tutto questo, trasmetterlo ai giovani, serve solamente, non serve ad altro che a aiutare chi è destinato a vivere in un futuro abbastanza difficile da descrivere e da pensare, no? Di vivere in un futuro possibilmente non disastroso, ecco. Io, Agide, guarda, interromperei questa nostra conversazione con queste parole perché sono delle parole per me bellissime, preziose, che hai regalato a me, che hai regalato a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Personalmente, mi viene da dire una cosa, io la speranza, finché ci sono persone come te, non la perderò mai e sicuramente non smetterò mai di indignarmi e di lottare. Finché ci sono persone come te, penso che
da oggi molte altre persone la penseranno come me. Io ti ringrazio molto, ti auguro una buona serata e spero di rivederti molto presto. Spero Grazie anch'io, per grazie. il testimoniale. Grazie, grazie a te, grazie a tutti voi e buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie Agide, un abbraccio. Agide Melloni, un uomo che mi sento davvero fortunato di aver conosciuto, il cui impegno civile, la naturale e viva capacità di raccontare ciò che è stato e allo stesso tempo di raccontare il futuro, di leggere gli orizzonti e i colori di cui dovrebbero essere fatti, lo rendono per me ancora più speciale. E la potenza semplice delle sue parole che raccontano momenti di lutto e di paura, in realtà sono piene di vita. Sono piene di speranza e forse per questo fanno paura ad alcuni, perché hanno davvero il sapore della verità. Alla prossima puntata. Carlo Dionedi. In realtà, a causa di un grave ritardo, fatto non insolito in quegli anni, arrivo a Bologna con circa 2 ore di ritardo, verso le 10. Scendo e controllo sul tabellone a che ora parte la prima coincidenza per Piacenza. Bene, parte fra mezz'ora dallo stesso marciapiede. Decido di comprare un giornale e di sedermi a leggere nella sala d'aspetto di seconda classe. Quando vi entro, mi colpisce la ressa di persone. La sala appare un formicaio, persone che entrano, persone che escono, chi si siede, chi si alza, valigie, borse, zaini in ogni angolo, gran vociare, calore, odore di umanità. Proprio mentre passo, qualcuno lascia libera una poltroncina, la prima verso l'uscita per i treni. Mi siedo e apro il giornale. Sono le 10:20. D'un tratto, scintille nel buio. Mi sento afferrare per i capelli, mi sento sbattere di qua e di là in un rombo di tempesta. E lo è. Tutto si ferma. Il mondo ha finito il suo crollo. La furia di chi odia ha compiuto l'eccidio, la distruzione. La morte ha regnato sovrana per pochi secondi e non si accontenta. Altre vite se ne vanno schiacciate dai resti di una stazione. E così mi ritrovo vivo, ancora. Sono seduto su qualcosa, cerco di alzarmi, ma tutto ciò che tocco è rovente e frana. Il buio mi acceca ancora, pian piano. La luce ritorna nei miei occhi, ma è luce polverosa, diafana, irreale. Ed è ora che giungono alle mie orecchie le urla strazianti di chi è sotto a questo ammasso di macerie sopra le quali inspiegabilmente mi trovo. Quando qualcuno mi dice: "Chissà che esperienza hai vissuto", io rispondo sempre che sì, è stato tremendo, ma non per me. Sono le urla di chi è rimasto sotto che mi hanno lacerato dentro, che mi hanno più volte svegliato la notte, che mi porto nel cuore e che ancora oggi mi sembra di sentire come se fosse successo ieri. Sento l'irresistibile impulso a fuggire da questa città fantasma. Tutto è immobile. Laddove pochi attimi prima era brulichio ininterrotto di vita, tutto è urlo. Laddove poco prima era vociare, riso, sussurro. Tutto è dolore. Dove poco prima era gioia e speranza di cose vissute, tutto è morte. Laddove poco prima era vita, intimo amore. Arriva il giorno dei funerali delle vittime, di coloro che hanno cessato di vivere accanto a me, mentre le mie carni bruciavano e io volavo. Schivando travi e macigni, salvato. Ecco, pian piano un punto interrogativo viene a formarsi nel mio spirito. Perché io, fra tanti, sono stato salvato?